con una prova di carattere il Campobasso espugna per 2-1 il campo di Monopoli e conquista la seconda vittoria consecutiva. Subito in gol il rossoblù al quinto minuto, cross di Di Francesco a tagliare, Tengorang si avventa sulla palla e insacca la rete del vantaggio. I pugliesi accusano il colpo e al 19esimo rischiano di capitolare di nuovo. Su un lancio di Fabriani, Candellori da fuori area sferra un gran tiro, bravo Loria a deviare in calcio d'angolo. La pioggia rende il terreno da gioco molto pesante e il controllo del pallone diventa complicato. Al 37esimo i padroni di casa trovano il pari con Starita, che con un sinistro preciso mette la sfera nell'angolino dove il numero 1 molisano non può arrivare. Nel finale del primo tempo Bontà ha tra i piedi l'occasione ghiotta su un traversone di Pace, ma davanti la porta si divora incredibilmente il gol. Nella ripresa i lupi tornano in vantaggio al 51esimo, cross di Di Francesco e Ghiebre nel tentativo di anticipare Tengorang fa un clamoroso autogol. Il Campobasso si difende bene fino all'89esimo quando Raccichini salva il risultato con una parata strepitosa su Grandolfo. Sulla deviazione Nocciolini quasi a porta vuota tira alto sulla traversa. Tre punti pesantissimi che valgono la zona playoff in compagnia di Avellino, Paganese e Juve Stabia. Domenica arriva al Romagnoli la capolista Bari e si prevede il pubblico delle grandi occasioni.